Anche in piena emergenza, per fortuna, le buone notizie non mancano. È stata nominata una nuova direttrice museale, classe 1990. Lei è Leonard Peretti. Siamo in Francia, al Museo del Vetro, uno dei più importanti del suo genere. Il museo, fondato nel 1967, alla fine del 2020 è guidato dalla più giovane direttrice sulla piazza. Infatti, a soli 30 anni, la Peretti assume la responsabilità di una grande istituzione. La sua prima esperienza importante è avvenuta alla Maison Familiale di Henri Matisse, a Bonnemaison-Bernardos, casa dove l'artista Henri Matisse ha trascorso l'infanzia, diventata poi museo nel 2008. Anche qui la Peretti diventa direttrice a soli 23 anni, guidandolo dal 2013 al 2017. Ora gli obiettivi, seppure la fase emergenziale della pandemia non sia ancora passata, sono quelli di ampliare gli spazi del museo e creare collaborazioni tra artisti contemporanei e artigiani del vetro.